Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Trixeo Aerosphere AstraZeneca SPA, ultimo aggiornamento, 1 settembre 2022. Cos'è Trixeo Aerosphere? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Trixeo Aerosphere durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Trixeo Aerosphere? Trixeo Aerosphere è un farmaco a base del principio attivo formuterolo più glicopirronio più budesonide, appartenente alla categoria degli farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, cortisonici più anticolinergici più adrenergici e nello specifico adrenergici in associazione con anticolinergici, incluse triple associazioni con corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda AstraZeneca SPA. Trixeo Aerosphere può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Trixeo Aerosphere 160 mcg/5 mcg/7,2 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore 120 erogazioni informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. AstraZeneca AB concessionario. AstraZeneca SPA ricetta. RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe. A principio attivo. Formoterolo più glicopirronio più budesonide gruppo terapeutico. Farmaci per le malattie ostruttive delle vie respiratorie, cortisonici più anticolinergici più adrenergici forma farmaceutica. Sospensione indicazioni Trixeo Aerosphere è indicato come trattamento di mantenimento in pazienti adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO, da moderata a severa, che non sono adeguatamente trattati con un'associazione di un corticosteroide per via inalatoria e un beta-2, agonista a lunga durata d'azione o un'associazione di un beta-2, agonista a lunga durata d'azione e un antagonista del recettore muscarinico a lunga durata d'azione, per gli effetti sul controllo dei sintomi e la prevenzione delle riacutizzazioni, vedere paragrafo 5. 1. Posologia La dose massima e raccomandata è di 2 inalazioni 2 volte al giorno, 2 inalazioni al mattino e 2 inalazioni alla sera. Se viene saltata una dose, questa deve essere assunta non appena possibile e la dose successiva deve essere assunta alla solita ora. Non assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Popolazioni speciali anziani, non è richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione renale Questo medicinale può essere utilizzato alla dose raccomandata in pazienti con compromissione renale da lieve a moderata. Può essere utilizzato anche alla dose raccomandata nei pazienti con compromissione renale severa o malattia renale allo stadio finale che richiede dialisi, solo se il beneficio atteso supera il potenziale rischio, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Compromissione epatica Questo medicinale può essere utilizzato alla dose raccomandata in pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. Può essere utilizzato anche alla dose raccomandata nei pazienti con compromissione epatica severa, solo se il beneficio atteso supera il potenziale rischio, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica Non vi è un uso indicato di questo medicinale nei bambini e negli adolescenti, al di sotto dei 18 anni di età, per l'indicazione della BPCO. Modo di somministrazione per uso inalatorio. Istruzioni per l'uso per garantire una corretta somministrazione del medicinale, un medico o altro operatore sanitario deve mostrare al paziente come usare correttamente l'inalatore e controllare regolarmente l'adeguatezza della tecnica di inalazione del paziente. Al paziente deve essere raccomandato di leggere con attenzione il foglio illustrativo e seguire le istruzioni per l'uso come indicato nello stesso. Nota: è importante istruire il paziente a non usare l'inalatore se l'agente essiccante, contenuto nella sacchetta in alluminio, è fuoriuscito dalla confezione. Per ottenere i migliori risultati, l'inalatore deve essere a temperatura ambiente prima dell'uso, caricare l'inalatore agitandolo ed erogando nell'aria 4 volte prima del primo utilizzo o 2 volte quando l'inalatore non è stato usato per più di 7 giorni, dopo il lavaggio settimanale o se è caduto sciacquarsi la bocca con acqua dopo aver inalato la dose per ridurre al minimo il rischio di infezione da candida nel tratto orofaringeo. Non ingoiare. Con l'erogazione di Trixeo Aerosphere, un volume della sospensione viene espulso dal contenitore pressurizzato.
Quando il paziente inala attraverso il boccaglio, azionando contemporaneamente l'inalatore, la sostanza entra nelle vie aeree con l'aria inspirata. I pazienti che hanno difficoltà a coordinare erogazione e inalazione possono usare Trixeo aerosfere con un distanziatore al fine di garantire la corretta somministrazione del prodotto. Trixeo aerosfere può essere usato con dispositivi distanziatori tra cui Aerocamber Plus Flow V, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: non per uso acuto questo medicinale non è indicato per il trattamento di episodi acuti di broncospasmo, ad esempio come terapia di soccorso. Broncospasmo paradosso: la somministrazione di formuterolo / glicopirronio / budesonide può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche: non sono stati condotti studi clinici di interazione tra farmaci con questo medicinale, tuttavia il potenziale per interazioni metaboliche è considerato basso sulla base di studi in vitro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale: prima di prendere Trixeo aerosfere insieme ad altri farmaci come Alozof, Aviflucox, Azonal, Canacid, Crinozol, Diflucan, Capsula, Diflucan, Polvere, Diflucan, Soluzione, Uso interno, Dizolo, Elazor, Fluconazolo ABC, Fluconazolo Accord, Fluconazolo Alnus, Fluconazolo Aurobindo, Fluconazolo B. Brown, Fluconazolo Bioindustrial IM, Fluconazolo DOC generici, Fluconazolo EG, Fluconazolo Galenica Senese, Fluconazolo Exal, Fluconazolo ICMA, Fluconazolo CABI, Fluconazolo Milan, Fluconazolo Pensa, Fluconazolo Ratiofarm, Fluconazolo Sandoz, Fluconazolo San, Fluconazolo Zentiva, Flucostinol, Fluchimex, Flumicon, Flumos, Fluores, Fungus, Gemiflux, Itraconazolo DOC generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milan Generics, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Ketoconazole HRA, Ketonova, Clyder, Lefunsol, Lucandiol, Miconix, Mukes, Nixodue, Nixoral, Crema, Nixoral, Shampoo, Noxafil, Compressa gastroresistente, Noxafil, Sospensione, Paxlovid, Posaconazolo ACL, Posaconazolo EG, Posaconazolo EG Stada, Posaconazolo Fresenius Kabi, Posaconazolo Milan Pharma, Posaconazolo Milan, Posaconazolo Sandoz, Posaconazolo Teva, Posaconazolo Zentiva, Reflux, Spendor, Sporanox, Capsula, Sporanox, Soluzione, Tedim, Trazer, Triasporin, Capsula, Triasporin, Soluzione, Trimicos, Vend, Compressa rivestita, Compresse rivestite, Vend, Polvere, Boriconazolo Accord, Boriconazolo Aristo, Boriconazolo Aurobindo, Boriconazolo Diarreddis, Boriconazolo Ibiscus, Boriconazolo Milan, Boriconazolo Sandoz GmbH, Boriconazolo Sandoz, Boriconazolo Teva, Vinc, Zamizol, Zerfun, Zoloder, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Trixeo aerosfere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Trixeo aerosfere durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: i dati relativi all'uso di budesonide, glicopirronio e formuterolo in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. I dati relativi all'uso di budesonide per inalazione in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: Trixeo aerosfere non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia i capogiri sono un effetto indesiderato non comune che deve essere tenuto in considerazione quando si guida o si usano macchinari. Effetti indesiderati: riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza è caratterizzato dagli effetti di classe di corticosteroidi, anticolinergici A2, adrenergici associati ai singoli componenti dell'associazione. Le reazioni avverse più comunemente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: un sovradosaggio può portare a intensi segni e sintomi anticolinergici A2, adrenergici. I più frequenti tra questi includono visione offuscata, bocca secca, nausea, spasmo muscolare, tremore, cefalea, palpitazioni e ipertensione sistolica. Se utilizzato cronicamente in dosi eccessive, si possono verificare effetti sistemici da glucocorticosteroidi. Non vi è alcun trattamento specifico per un sovradosaggio con questo medicinale.
Se si verifica un sovradosaggio, il paziente deve essere trattato con terapie di supporto con appropriato monitoraggio, come necessario. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Farmaci per malattie ostruttive delle vie aeree, adrenergici in associazione ad anticolinergici comprese le triple associazioni con corticosteroidi, codice ATC. R03/11 meccanismo d'azione Trixeo aerosfere contiene budesonide, 1, proprietà farmacocinetiche in seguito all'inalazione dell'associazione di formoterolo, glicopironio e budesonide, la farmacocinetica di ciascun componente è stata simile a quella osservata quando ciascun principio attivo è stato somministrato separatamente. Effetto di, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. Non sono stati condotti studi, elenco degli eccipienti norfluorano 1,2, di steroil SN glicero, 3, fosfocolina cloruro di calcio, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.